Ciao a tutti e benvenuti su AlloCiaNet. Ciao. Allora, oggi stasera abbiamo come ospite Jean-Pierre Campitelli. Jean-Pierre Battersby Campitelli. Eccomi, John PC. È più facile. Ciao John, benvenuto. Ciao Laura, ciao Kim. Buongiorno, Sì, vabbè, siamo buonasera, tutti in buon pomeriggio. Italia. Allora, presento brevemente John, che noi abbiamo avuto il piacere di conoscere ormai 8 anni fa, e parleremo oggi del test del DNA. John è un figlio adottivo, è nato in Italia ed è stato adottato negli Stati Uniti. Io posso dire che sei l'unico adottivo che ha fatto il percorso contrario di quello che ho Che fatto io. tu conosci almeno. Che conosco. È il fondatore il presidente di Italia Adoption. Dopo poi ce ne l'hai anche la tua associazione. È cofondatore di Figen, figli adottivi e genitori naturali, e è il promotore, l'ideatore della campagna DNA Adoption. DNA Adozione, scusami. Siamo in Italia. Esatto. E quindi ecco. John, parlaci un po' di te e di questa campagna molto importante che da qualche anno ti stai promuovendo, che hai introdotto anche qua in Italia, sta prendendo molto piede e sta aiutando tanti adottivi a trovare i parenti e anche per altri motivi. Certo. Allora, prima di tutto voglio ringraziarvi per avermi invitato su Adoption Air. L'argomento di questa sera per me sta molto a cuore, proprio perché alle radici, scusate il pun intended, di quello che è il mio essere, di quello che tutti noi sappiamo che proveniamo da qualche parte, abbiamo delle radici come un albero, come una pianta, e in questo modo io volevo condividere con voi quello che è un po' il mio percorso, la mia esperienza di vita, che mi ha portato oggi qua davanti a voi. Se puoi mettere un attimo la slide, così vi faccio anche vedere Sì. qualche chart che ho preparato, qualche foglio che aiuta, insomma, a percorrere quello che è il mio percorso. Come diceva Kim, giustamente, ci vorrebbe un libro per descrivere tutto quello che ho fatto in questi anni, però, diciamo, le tappe principali, come ricordavo, è che sono nato in Italia e poi adottato negli Stati Uniti. Faccio parte di quei 3.700 bambini, tra virgolette, orfani della diaspora che sono partiti per gli Stati Uniti negli anni 50, 60, 70 e sono stati cresciuti in una cultura, in un continente completamente diverso da quello che era l'Italia. Naturalmente i miei genitori adottivi sono stati molto bravi a farmi sentire a casa, nonostante il cambio della lingua, il cambio della cultura e tutto il resto. E sono effettivamente tornato in Italia quando avevo 6 anni e abbiamo vissuto a Firenze per 10 anni, altrimenti oggi parlerei solo in inglese. Invece sono un misto di toscano, lombardo e poi americano alle radici che vanno in Puglia, e anche se sono stato poi partorito a Torino in Piemonte, perciò mi sento un uomo mondo a tutti gli effetti. E la mia indole è quella di essere un ingegnere, anche mia moglie mi prende sempre in giro perché può essere sia di cervello destro o cervello sinistro. Io sono molto pragmatico diciamo, nell'affrontare le problematiche della vita. Mi piace andare a scovare come sono fatto, perché sono successe certe cose. Mi piace molto la storia. Ed è per questo, quando crescendo, ho fatto le prime domande che fanno tutti i figli ai propri genitori: ma io da dove vengo? Perché avete scelto proprio me? Perché siete andati dall'altra parte del mondo a prendermi? Non potevate trovare qualcuno più vicino? Insomma, tutte queste domande che si fanno ai bambini a una certa età. Crescendo, i miei genitori mi hanno sempre accompagnato in questo viaggio. Io lo chiamo proprio così, perché uno salpa, parte e non sa mai dove arriva. Okay? Anche dopo 56 anni della mia vita sono ancora in viaggio.
e sto scoprendo cose nuove ogni giorno, di come sono fatto, di come sono fatte le persone intorno a me, il mondo in cui vivo. In questo periodo tragico di coronavirus, di smarter working, eccetera, naturalmente la tecnologia ci aiuta fino a un certo punto, però se non fosse stato per il coronavirus probabilmente non saremmo oggi in live con voi su questa piattaforma. Perciò non tutto il male viene per nuocere, diciamo. Io cerco di vedere sempre invece che in mezzo vuoto. E, diciamo, nonostante io sia cresciuto negli Stati Uniti, sono rientrato in Italia per un periodo di un anno con la mia azienda, e qui ho trovato mia moglie, un'italiana, e ho sposato Simona e sono rimasto, doveva essere un'esperienza di un anno, dopo 20 anni sono ancora qua, perciò per amore si fa questo e altro. Sì. E forse voi lo sapete bene. Sappiamo. Perciò adesso che sono qua ho anche due figlie, Nicole e Grace, e proprio in questo momento dove tu diventi, diciamo, da persona padre e fai questo salto, ti cominci a chiedere anche da dove vengo, ancora di più viene più impellente questa necessità. Perciò quando le persone mi chiedono da dove vieni, cosa hai fatto nella vita, perché vuoi cercare le tue origini, mi ricordo sempre questo sondaggio che era girato su internet per capire quali sono le motivazioni, diciamo, dove una persona potrebbe voler sapere delle proprie origini. Sicuramente io le ho messe tutte, perché non è una mera curiosità come alcuni pensano, ma è proprio capire l'essenza di cui noi siamo fatti. Già nel 2007, quando abbiamo sequenziato il primo genoma umano, è stato pubblicato, mi ha entusiasmato questa cosa. Ho detto, ma se io riesco ad andare fino al microcosmo del gene che compone il mio corpo, io posso andare a capire, per fortuna, come sono fatto e perché sono così oggi. Naturalmente non tutto proviene dai miei geni, dal mio genoma, ma molto è anche l'ambiente in cui io sono cresciuto, la famiglia con cui ho avuto, la cultura, il popolo, la nazione, il mondo in cui io sono cresciuto. E naturalmente tutti questi passaggi per me sono stati importantissimi. Ho iniziato la mia ricerca vera e propria nell'89. Naturalmente non c'era internet, e non c'erano gli strumenti che abbiamo oggi e che conosciamo ormai volenti o nolenti molto bene. E ho iniziato con quello che avevo a mia disposizione, un pezzo di carta che diceva che ero nato a Torino, quello che vedete qua in alto, quello verde, che era il mio certificato di nascita, con un nome, Gian Pier Campitelli, nato a Torino il 23 settembre 63, e da lì è iniziato tutto. I miei genitori mi avevano sempre dato questo mio primo passaporto che mi ha permesso di partire dall'Italia e arrivare negli Stati Uniti come alien, cioè un alieno, ed è così che mi sentivano in certi effetti, un alieno, perché ero in una terra straniera dove tutti parlavano un'altra lingua, tutti erano diversi, si mangiava cose diverse, però non ci ho messo molto a apprezzare gli hamburgers, il fried, tutto il cibo americano, tutte le schifezze, come dice mia moglie. Okay. Perciò mi sono adattato abbastanza presto e da lì ho deciso che volevo fare un viaggio a ritroso per capire effettivamente dov'era questa città, Torino, com'era fatta, non solo, diciamo, fisicamente, geograficamente, ma proprio piazzare quello che poteva essere i primi istanti della mia vita terrena, da dove provenivo, non solo a livello umano, ma anche spirituale. E ho fatto la scelta proprio di rientrare in Italia proprio per cominciare a scoprire quelli che potevano essere i primi elementi che affioravano man mano che la mia ricerca andava avanti. Diciamo, facendo conoscenze, perché allora i social network si faceva col telefono, conoscendo una persona e l'altra, finalmente un giorno sono riuscito a ritrovare questa signora che vedete qua nella foto, che è Virginia Formichi, che è l'assistente sociale che ha agevolato la mia adozione internazionale dall'Italia agli Stati Uniti. Lei abita adesso a San Francisco, ha più di 90 anni, però si ricorda benissimo del fatto che i miei genitori adottivi americani erano venuti in Italia e avevano fatto visite a vari istituti, a vari brefotrofi per cercare un figlio. All'inizio hanno adottato due gemelli, Paul e David, i miei due fratelli, poi qualche anno dopo, visto che erano così contenti con loro, volevano estendere la loro famiglia, hanno adottato anche me e mia sorella Sarah.
Ed è per questo che, andando avanti, finalmente dopo 4 anni di assidua ricerca, nel 91 sono riuscito, grazie a un articolo su un giornale cartaceo, un periodico sulla stampa, a trovare mia madre. Per pura fortuna, diciamo, o perché le stelle si sono allineate ed era il momento giusto nella mia vita per poterla ritrovare, perché io ero pronto e lei pure. Dopo 28 anni, una telefonata chilometrica oltreoceanica dalla California alla Puglia, ci siamo ricongiunti. È stato naturalmente l'incontro più importante della mia vita, naturalmente dopo quella della mia nascita, e finalmente sono riuscito a festeggiare il mio 28esimo compleanno, come potete vedere probabilmente in questa piccola foto qua con la mia madre biologica, senza scordare del fatto che io avevo già dei genitori, non è che stavo cercando una nuova mamma, un nuovo papà, eccetera, perché facevano parte della mia famiglia estesa. Infatti qui c'è una foto del mio matrimonio con la mia mamma biologica, la mia mamma adottiva, mio papà adottivo, eccetera. Perciò tutta la famiglia allargata, era la prima volta che tutta la mia famiglia estesa si ritrovava per la prima volta. Potete immaginare le conversazioni ai tavoli, tu sei della famiglia dello sposo o della sposa? Ah, non lo so. Dello sposo, lato della sposa. No, dello sposo. Ma io non ti conosco, come fai a essere lato della sposa? Cioè, diciamo, è stata una cosa molto ironica, però molto bella allo stesso tempo. E questo per dirvi che è importante ritrovare sì le proprie origini, ma anche capire che non è necessario che uno poi crei un rapporto con quella famiglia che va a ritrovare, l'importante è che il cerchio si chiude nella propria vita e le risposte ai propri grandi perché vengono alla luce. E naturalmente con i genitori si trovano eventualmente, se si sono formati una famiglia, anche tanti fratelli, sorelle. In italiano c'è il termine brutto fratellastro e sorellastro che non piace, anche il termine inglese half brother half sister non è di meglio, però diciamo sono a tutti gli effetti parte della mia famiglia integrante e io considero loro parte della mia famiglia estesa. Naturalmente ci vogliono due per ballare, takes two to tango, si dice in inglese, e allora dovevo cercare anche mio papà. E l'anno successivo, dopo aver trovato mia madre, Francesco, ho trovato anche Stefano, il mio papà biologico, come da buon uomo italiano, ha prima negato tutto e poi finalmente un anno dopo, quando ho messo davanti l'evidenza, non ha potuto dire di no. Naturalmente in quel periodo non c'era ancora il DNA per poter fargli vedere un test positivo con una corrispondenza al 100%, ma era diciamo posto davanti alla problematica, non ha potuto dire di no. A questo punto mi ha accettato e faccio parte anche della sua famiglia e naturalmente ho trovato altri 4 fratelli e sorelle anche da parte del padre, perciò la famiglia si allarga ancora di più. Scusa Laura? Quindi sempre più grande la famiglia. Sempre più grande, sì. Da 4 fratelli siamo arrivati a 13, perciò il conto per adesso, poi magari ne saltano fuori altri, perché facendo il test del DNA tutto può succedere. È una delle conseguenze, insomma, della genealogia genetica e di questa nuova frontiera che andremo subito a scoprire insieme. Lo stesso viaggio l'ha fatto anche mia sorella Sara, anche lei è stata adottata, anche lei da Torino. E abbiamo fatto il test del DNA e grazie anche al test del DNA abbiamo scoperto che anche lei aveva origine pugliese, anche se era nata a Torino. Perciò abbiamo visto che c'era un trend, a quanto pare i concepimenti avvenivano in Puglia e poi le madri, le donne, per nascondere il fatto o il fattaccio, come dicono giù, andavano al nord Italia per partorire. Tante di queste, diciamo, esodi o migrazioni verso il nord erano causati anche dallo stigma che poteva avere una donna in quel periodo, in quel contesto storico, nella cultura di allora. Spero che questo sia ormai una cosa del passato, però della nostra generazione è una delle ragioni principali in cui le donne non potevano prendersi cura del proprio bambino e venivano lasciate negli istituti del profit office e non diventavano parte della società corrente. Naturalmente, dopo aver trovato anche i genitori di Sara, i miei due fratelli che sono gemelli, Paul e David, anche loro mi hanno chiesto una mano di cercare anche i loro genitori. E in effetti, dopo un paio di anni, siamo riusciti a risalire alla madre biologica di Paul e David
E adesso stiamo ancora cercando il padre, ed è qui che il mio interesse nella genealogia genetica è partita, perché ho detto, la madre è sempre sicura, insomma era, diciamo, adesso non è meno più sicura quella, però diciamo che la parte del padre è la parte molto più difficile, e molte volte nelle carte, quando uno va nei comuni, negli uffici anagrafi, eccetera, a cercare informazioni sui padri, raramente c'è qualche informazione utile a identificarlo. Per quello l'unica scelta che vedevo davanti a me erano quello di mettere annunci, come fanno tanti sui mass media, sui social network che vanno tanto di moda oggi, però chiunque si potrebbe presentare e dire io sono tuo padre, io sono tuo fratello. Dalla nostra esperienza ormai ventennale qua in Italia come associazione figli adottivi e genitori naturali, ci è capitato purtroppo sedicenti, diciamo, fratelli e parenti, eccetera, che si fanno avanti a scopi non molto leciti, insomma, poi alla fine per spillare soldi, diciamo, pure come sta la situazione. Certo. E perciò avere un sistema per verificare quello che è un possibile parente, l'unica che io sono a conoscenza fino adesso è proprio quello che sta dentro di noi. Insomma, noi siamo fatti di molecole, siamo fatti di un genoma che possiamo sfruttare. La prima cosa che ho fatto, ho trovato questo libro che è stato pubblicato ormai quasi 10 anni fa, Finding Family, di Richard Hill, che per me era proprio quello che cercavo io, perché nella sua storia, nel suo libro, lui racconta come sta cercando il suo padre biologico, e ha iniziato a fare un test del DNA, attraverso il test del DNA, mettendo il suo profilo genetico a fattor comune in questa banca dati del laboratorio in cui ha fatto il test, è riuscito dopo 26 anni a trovare il suo padre biologico. Perciò ho detto, se lo poteva fare lui, why not me? Perché non lo posso fare io. Allora ho detto, qua devo imparare come si fa. Allora l'ho chiamato, lui era stato gentilissimo, aiuta il fatto che parlo inglese, e è cominciato uno scambio epistolare molto intenso, dove lui mi ha spiegato effettivamente filo per segno cosa bisognava fare per portare avanti questa idea. E da lì è nata proprio la genesi della genetica e della genealogia genetica come strumento chiave. Ho detto, perché non possiamo farlo anche in Italia? Nel 2016, ormai sono 4 anni fa, abbiamo lanciato questa campagna chiamata DNA Adozione, e con l'hashtag DNA Adozione abbiamo cercato di rendere più visibile e più conosciuto possibile nella realtà italiana la possibilità di utilizzare questi laboratori che vedete qua in basso. La maggior parte di essi spedisce ormai anche in Italia e hanno anche dei siti in italiano, che aiuta molto, e la possibilità di ordinare per pochi soldi un kit che può essere questo qua, di Family Tree DNA, per esempio. È un kit molto semplice, costa sui 50 euro, li trovate online, e dentro ci sono due bacchettine, okay, che si usano per strofinarsi la guancia all'interno, si mettono poi in queste piccole ampolline che poi vedete qua sopra, e si rispedisce al laboratorio negli Stati Uniti dopo 2 o 3 settimane. I risultati vengono resi disponibili all'interno del proprio sito. Quello è un esempio, questo è un altro, questo è più difficile e più ricercato, perché è quello di Ancestry, e qui devi avere una conoscenza o in Inghilterra o di qualche altro paese, perché ancora loro non spediscono in Italia, okay? Stiamo aspettando, hanno detto che prossimamente sarà disponibile anche qua. Io lo dico perché il kit di Ancestry è quello che ha la banca dati più grande del mondo, perciò questo è uno studio di probabilità di trovare un proprio parente affine. Più è grande la banca dati e più probabilità si ha di poter trovare un parente con una corrispondenza più vicina a noi. Perciò uno può scegliere, insomma, qualsiasi di questi laboratori. Non ho una preferenza per uno o per l'altro, alcuni hanno strumenti migliori di altri.
che andremo a vedere tra un attimo. Come preferenza, diciamo, se uno vuole anche conoscere diciamo, le sue predisposizioni, diciamo, genetiche per svariate malattie, eccetera, noi preferiamo sempre partire da 23andMe, che era un po' il primo laboratorio che coniugava sia l'analisi del proprio genoma, sia la possibilità di studiare i SNP in cui sono composti i nostri cromosomi e vedere se c'erano delle correlazioni con possibili malattie genetiche o predisposizioni genetiche. Se uno è un padre o una madre e pensa di avere figli, questo è molto importante, non solo per la propria salute, ma anche quella dei propri figli. Perciò si coniuga, diciamo, la possibilità di conoscere meglio se stessi, ma anche per un futuro, per le generazioni future, sapere a cosa si va incontro quando si decide di fare una famiglia. Dopo questo, naturalmente, la campagna è partita a tutti gli effetti. Il sito lo trovate su questa slide, DNA adozione, basta andare su Google e mettere DNA adozione e troverete la nostra pagina, nella quale troverete una FAQ, una frequently asked question, delle domande e risposte che si fanno, diciamo, le persone quando si accingono a imparare o conoscere meglio la tematica della genealogia genetica come strumento per poter conoscere meglio se stessi e naturalmente anche le proprie origini biologiche. Vi consiglio di andarla a spulciare e di vederla, perché è fatta abbastanza bene, ci sono molte risposte alle vostre domande. Questo live vi permette anche di chiedere delle domande, perciò se avete qualche domanda in particolare mettetemela pure nella chat, e prima della fine vi daremo del tempo per rispondere anche a quelle. Nel caso in cui John non fosse esaustivo, perché di solito John è sempre chiaro, però giustamente se qualcuno ha dei dubbi lo invitiamo sempre a porre in diretta, no, le domande, i dubbi, perché comunque almeno poi rimangono anche nel video, no, quando si condividerà poi successivamente. Sì, così non diventa solo un'oretta che passiamo insieme oggi, ma può essere una cosa che si può continuare anche nel tempo e rimane poi come storia. L'altra cosa, questa è la mia Bibbia, questo, se lo vuoi mettere in larger screen, così lo vediamo meglio. Questo è un libro di Blaine Bettinger, okay, che si chiama La guida al DNA testing e Genetic Genealogy. E purtroppo è tutto in inglese, però ho saputo che lo stanno traducendo adesso e ci sarà una versione anche in italiano disponibile probabilmente prima della fine dell'anno. Se non volete aspettare, c'è un altro libro che ho trovato di un mio amico torinese, si chiama Sergio Pistoi, e questo in italiano, perciò è più facile, si chiama Il DNA incontra Facebook, ed è fatto molto bene perché ti spiega effettivamente quale sono le possibilità di trovare altre persone attraverso il proprio DNA. Ormai tutti prendiamo per scontato che se vuoi andare a trovare un tuo compagno delle elementari basta andare su Facebook e mettere il suo nome e lo trovi. Okay? E quello che stiamo dicendo è che col DNA diventerà talmente facile e talmente basso costo che si potrà fare probabilmente in the near future, nel prossimo futuro, la stessa cosa. Perché? Perché sia Instagram, sia WhatsApp, che la famiglia Facebook, eccetera, tutti questi social network presto daranno la possibilità di caricare i propri dati genetici e faranno parte del proprio profilo social. Okay? Voi sapete bene che ci sono già molte aziende che stanno iniziando a fare un dating service, per esempio, incontrare l'anima gemella grazie a delle cose che avete in comune. Okay? Cosa abbiamo più in comune del nostro DNA se ci sono dei fattori che possono aiutare a conoscersi meglio? Questo naturalmente è un business e io non sto cercando di proporre questo come soluzione per trovare l'anima gemella, sto solo dicendo che il proprio DNA può essere di aiuto a tanti vari fattori della nostra vita. Per esempio adesso ci sono dei dietologi, per esempio, che ti creano una dieta specifica secondo il tuo make-up genetico, come tu riesci a assimilare i grassi, come riesci a assimilare le proteine, eccetera, e ti fanno una dieta personalizzata. Altra cosa sono le case farmaceutiche che stanno lì a salivare su questi dati del nostro genoma, perché sanno che
nel futuro le medicine che si produrranno nel futuro saranno mirate alla persona, non più al gruppo, ma saranno specifiche per un individuo. Altre, anche il dosaggio. Scusa? E anche il dosaggio proprio del medicinale, soprattutto. Altra cosa potrebbe essere, e questo lo, si vedono già alcuni siti che stanno pensando in questa maniera, che, specialmente in questi periodi di pandemia, eccetera, non basta un'app come Immuni, eccetera, per conoscere con chi si è venuto in contatto, ma sarebbe molto plausibile che in un futuro prossimo, non troppo prossimo, se ci sono delle persone che contraggono una malattia o hanno una reazione negativa a un certo farmaco, eccetera, secondo il proprio DNA si può fare una banca dati internazionale e segnalare queste difficoltà o questi alert alle persone interessate, che è un nuovo tipo di servizio che si può mettere a fattor comune per aiutare proprio a combattere certe malattie o certi virus, come stiamo vedendo in questo momento. Perciò la genetica ha tanti risvolti, sia positivi sia negativi. Noi dobbiamo imparare a metterli a fattor comune e a giostrarli e a dominarli. La cosa che ha fatto molto scalpore è GEDmatch, che è un sito che noi chiamiamo un aggregatore, perché tu come puoi caricare il tuo DNA nel sito di quello che ti fa la dieta, puoi caricarlo anche su questa banca dati che fa da aggregatore. GEDmatch ha fatto scalpore nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni, perché è stato il primo sito che ha messo a disposizione i propri profili genetici agli ufficiali di pubblica sicurezza. Perciò negli Stati Uniti, per esempio, nel 2018 è stato catturato un serial killer, era un molestatore che ha ammazzato 50 persone e ha violentato più di 300 donne in California. L'hanno beccato grazie a GEDmatch, perché il suo profilo genetico non era il suo, ma quello di suo fratello, era nella banca dati. Attraverso la banca dati sono riuscito a incastrarlo. E naturalmente questo è un lato positivo. Il lato negativo è che non hanno chiesto il permesso a tutte le persone che avevano caricato il proprio DNA di fare queste ricerche basandosi sul nostro genoma che avevamo messo in condivisione. Perciò diciamo c'erano molti critici che dicevano che la privacy non è stata rispettata. Non è stata rispettata da un lato, e sono d'accordo, perché hanno fatto uso dei nostri dati senza il nostro permesso, però dall'altro lato hanno fatto una cosa positiva, cioè catturando un criminale che era alla larga da anni che stavano cercando e che aveva fatto quello che aveva fatto. Insomma. Perciò dobbiamo anche imparare a proteggere i nostri dati, ma anche di dare la possibilità di condividere con chi noi scegliamo di farlo. Perciò quando uno mette il proprio profilo genetico a fattor comune in queste banche dati, bisogna essere consci del fatto che noi stiamo pubblicando qualcosa che è molto personale, e capire quali sono le implicazioni, le ramificazioni dell'uso che ne farà quell'azienda o quel laboratorio o quella banca dati dei nostri dati personali. Quello che mi piace di GEDmatch, a seguito di questo scalpore che è stato successo, adesso quando uno carica il proprio profilo c'è la possibilità di fare un opt-in or opt-out, cioè di decidere o meno se mettere i propri dati a fattor comune della pubblica sicurezza per fare ricerche di criminali, eccetera. Perciò se uno non vuole che i suoi dati vengano utilizzati dalla pubblica sicurezza, basta scegliere no e ti viene la crocettina rossa sul tuo profilo e non verrà usato per fare queste ricerche forensiche. Perciò è importante anche vedere effettivamente il laboratorio a cui ci decidiamo di appoggiare e condividere i nostri dati, come li trattano e se c'è l'opzione di decidere sì o no come verranno poi utilizzati. Noi pensiamo che GEDmatch, che era nato diciamo nel 2010 come sito per aiutare proprio le persone a ritrovarsi attraverso la genealogia genetica, uno dei due fondatori è un figlio adottivo, perciò lui l'ha creato proprio nell'ottica di poter cercare i nostri parenti biologici e i primi, se vi ricordate, i primi
strumenti che aveva messo a disposizione, che veniva usato dai figli adottivi, era questo one-to-many DNA comparison, che è un paragone uno a molti, dove il mio profilo genetico, il mio genoma, veniva paragonato con quello di tutte le persone che erano nella loro banca dati. E ho messo qua, per vostra conoscenza, quello che sono le mie corrispondenze. Questo è di oggi, e vedo che la prima corrispondenza è una signora che si chiama Francesca Mancini. Guarda caso, è mia madre. Ho fatto il test anche a lei, e lei corrisponde. Bisogna andare a guardare questa colonna che ho evidenziato in giallo. Che cos'è questa colonna? È la misura di distanza genetica che c'è tra due individui. Si chiama CM, non sono centimetri, sono centimorgans. È un'unità di misura dove vanno a paragonare i due genomi per vedere effettivamente su i 22 cromosomi che abbiamo, quali sono gli SNP in comune. E da lì li mette in ordine decrescente, perciò ti facilita poi la ricerca. Sai che le persone che sono in cima a questa lista sono più affini, sono più vicini, e si spera sempre, quando si fa il caricamento del proprio profilo genetico su GenMatch o su qualsiasi altro laboratorio, di trovare delle persone che abbiano una soglia minima, noi diciamo dagli 80 ai 90 centimorgans, perché da lì diventa interessante la corrispondenza. Sotto gli 80, diciamo, questi sono tutti sotto, sono troppo distanti. Però non è vero, perché per esempio io ho contattato questa Judy Sherper, ho contattato questo Jim Colucci, e attraverso l'albero genealogico che avevo creato della mia famiglia biologica sono arrivato a 7 generazioni fa. È una famiglia molto estesa, un albero genealogico che contiene più di 3.700 persone. Sono riuscito a risalire ai miei avi che ho in comune sia con Judy Sherper, sia con Jim Colucci e Rosemary Sparkman. Perciò, diciamo, è un connubio tra due skill, diciamo, due conoscenze, quello della genetica e quello della genealogia, perché molti pretendono, dico, oh, faccio il test del DNA e trovo mia madre, o trovo mio padre, o trovo mio fratello. No, non è stata easy, non è così semplice. Okay? Quello che bisogna fare è trovare il connubio giusto tra queste due conoscenze, quello della genealogia, per capire come costruire un albero genealogico, per poter capire eventualmente, tra le corrispondenze che appaiono nella propria lista, quali potrebbero essere il lavo, diciamo, che abbiamo in comune. Questo ti aiuta tantissimo. Noi abbiamo esperienze di persone, forse ci stanno anche guardando oggi, tipo Ivana, tipo Luisa, eccetera, che all'inizio non sapevano le loro origini, sapevano niente della loro famiglia biologica. Facendo il test DNA siamo riusciti a localizzare non solo la regione, ma addirittura la provincia, in alcuni casi addirittura il comune da cui provenivano, o la padre o la madre biologica. Questo perché? Perché le persone che avevano corrispondenza avevano condiviso il loro albero genealogico, li abbiamo intervistati, li abbiamo contattati, e loro sono stati aperti, hanno messo sul tavolo le carte, hanno condiviso i loro alberi genealogici, e così abbiamo potuto appurare le provenienze geografiche da cui noi veniamo, da dove noi proveniamo. Un altro esempio che è stato molto utile per una signora che ormai aveva una sessantina d'anni, abbiamo fatto il ricorso al Tribunale dei Minori di Brescia, perciò dietro casa vostra, e il Tribunale ci ha risposto che non sono riusciti a ritrovare la madre, stavano per chiudere il caso, okay? E fortunatamente attraverso un test del DNA abbiamo presentato questa evidenza al Tribunale. Il Tribunale ha riguardato il caso con queste informazioni, perché il test DNA puntava a un paese specifico nel Cremasco, e con queste informazioni, attraverso l'ausilio dei carabinieri del paese, siamo riusciti a identificare la madre, nonostante fosse già deceduta. Abbiamo trovato una zia, okay, abbiamo fatto il test DNA a questa zia, e sono venuti fuori 890 centimorgans in comune, confermando che la madre
che stavamo cercando non era quello che era scritto nella documentazione di questa signora, aveva dato false generalità, ok? E l'unico modo per appurare del fatto che abbiamo trovato la persona giusta era fare il DNA. A tutti gli effetti, poi intervistando questa zia, lei si ricordava di questa sua sorella che era sparita dal paese per quel periodo di tempo in cui era nata la signora in questione, e abbiamo così chiuso il cerchio. E con l'aiuto perciò del tribunale, con l'aiuto delle carabinieri, con l'aiuto della genetica, siamo riusciti a risolvere un caso difficilissimo che era da più di 20 anni che stavano cercando questa persona. Okay? E avevamo fatto appelli sui giornali, sulle TV, era andato su Chi l'ha visto, eccetera. Non era mai saltata fuori perché era già morta, purtroppo. Okay? Però attraverso il DNA siamo riusciti a ritrovarla. Questo è solo un esempio, ce ne sono tanti di esempi, potrei stare qua tutto il pomeriggio, tutta la sera a raccontarvi, ma alcuni sono eclatanti. Per esempio, due ragazzi che erano nati tutti e due a Torino, sono stati entrambi adottati negli Stati Uniti e si sono da due famiglie diverse, uno stava in California, un altro stava nello stato del Colorado. Un giorno il figlio di uno di questi due, la sua figlia, ha fatto il test del DNA, l'altro fratello che stava nella West Coast ha fatto il test, è venuto fuori che avevano un CM di 480, era più o meno. Se guardiamo questa carta, vi aiuta a capire, secondo il numero di CM che il Senti Morgan che saltano fuori, questo è se stessi, self, sono io. Questi sono i miei genitori, questi sono i miei nonni, bisnonni, trisnonni, eccetera, eccetera. Perciò salendo si va dietro nel tempo, okay? Andando in orizzontale, questi sono i miei fratelli, okay? Che dovrebbero avere sui 2600 ai 3400 CM in comune, quello è un fratello. Se è un fratellastro, insomma, half brother, half sibling, dovrebbe averne 1700 in comune. Perciò andando a spulciare questo grafico, diciamo questo albero genealogico, si riesce a capire, secondo i CM che condividiamo, dove posizionare questo potenziale parente nel nostro albero genealogico. Per facilitare, diciamo, questa mappatura, Blair, che aveva scritto il libro sul DNA testing, ha creato questo bellissimo strumento che si chiama DNA Painter, che va ad evidenziare, secondo i CM che uno va a inserire qua in questa scatolina qua dentro. Io metto per esempio 800 CM e lui evidenzia, dipinge, diciamo, i quadretti che potrebbero essere i possibili parenti o meno, e non solo, ti dà anche un istogramma, cioè un grafico che ti dice qual è la probabilità che quella persona potesse essere un cugino di primo grado, un parente di terzo grado, eccetera. Perciò è molto utile. E questo strumento lo consiglio a tutti. Se avete una lista di corrispondenza, avete CM in comune, mettete il numero di Senti Morgan in questa scatolina e vi dice effettivamente quali sono le possibili parentele con quella persona. Okay? E non vi scoraggiate se all'inizio la persona che vedete elencato qua nella lista delle corrispondenze non vi risponde. Okay? Perché è probabile che l'abbia fatto solo perché gli è stato regalato un kit per Natale o perché per un compleanno, e non ha molto interesse, diciamo, a perseguire quelle che possono essere le sue origini biologiche, anche se non è adottato. Okay? Perciò io dico sempre, come suggerimento, di non menzionare l'adozione quando si fanno queste ricerche, perché potrebbe chiudere delle porte che altrimenti rimarrebbero o si aprirebbero, perché alcune persone sono spaventate dagli scheletri che c'hanno negli armadi, come si suol dire. Perciò è sempre meglio usare una scusa diversa. Io uso sempre la scusa che sono un appassionato di genealogia, che sto facendo uno studio sui miei avi e sto cercando di ricostruire il mio albero genealogico con pochi dati, perché non ne ho a disposizione, se loro sono disponibili a darmi una mano. Ho visto che usando questo approccio, diciamo, le persone sono più aperte e più disponibili. Poi dopo scoprono che sono adottivo, mi chiudono le porte. No, però ormai a quel punto hanno già condiviso quelle che sono le informazioni chiave che servono a me. Infatti io dico sempre a tutti, quando vedete un albero genealogico di una persona che l'ha postato,
fate uno screenshot, sapete cos'è uno screenshot, no? Copiate lo schermo, perché non si sa, domani potrebbero togliere o nascondere tutte le informazioni perché hanno scoperto che qualcuno li sta cercando, ok? Perciò attenzione, copiate tutto quello che potete appena potete, perché è probabile che alcune persone si spaventino, the get cold feet, come diciamo noi in inglese, gli vengono i piedi freddi e scappano, okay? Perciò è sempre importante, almeno questo è un mio tip, un mio suggerimento, di fare uno screenshot appena possibile delle possibili corrispondenze che avete. Puoi metterlo di nuovo a schermo intero, tanto ho finito con le slide. A questo punto, avendo fatto centinaia e centinaia di test su persone qua in Italia, la campagna del DNA adozione da 4 anni che è in essere, abbiamo circa 180 persone nella nostra banca dati che hanno condiviso il numero del loro kit su GenMatch. E questo è molto utile perché abbiamo scoperto, per esempio, l'altro giorno, facendo un cross reference tra tutti i kit che abbiamo nella nostra banca dati, che due persone erano parenti tra di loro, erano due figli adottivi di due famiglie completamente diverse, andate a finire in due parti del mondo completamente diverse, che avevano invece circa 80 CM in comune. E avendo trovato la famiglia biologica di una di queste famiglie, siamo riusciti poi a risalire l'albero e scendere giù dall'altra parte a trovare a chi era parente l'altro figlio che era andato a finire in un altro paese. Perciò vi dico, non si sa mai, ok? Potrebbe essere stato un caso, ma secondo me le stelle si sono allineate e c'è stata una ragione, e siamo riusciti a risalire alla famiglia dell'altra persona, dell'altro figlio adottivo. Poi di esempi ce ne sono tantissimi, per esempio quella di Maria Montalso, non so se lei si è collegata oggi, che ha trovato sua sorella, lei è di Roma, ha trovato sua sorella in Florida, e questo può succedere e sta succedendo sempre più spesso proprio grazie al fatto che stiamo mettendo a fattor comune il nostro DNA e il nostro profilo genetico ci aiuta a ritrovare le nostre origini. Non stiamo dicendo che è l'unico strumento, in Italia i 29 tribunali dei minori danno la possibilità di fare ricorso all'articolo 28 e poter richiedere l'accesso alle nostre origini biologiche, ma purtroppo nelle carte si trova solo la madre, okay? Anche se stiamo iniziando a presentare ricorsi anche per fratelli e sorelle, e non c'è mai il padre, perché cioè, la genetica e la genealogia genetica è l'unico strumento a nostra disposizione, non solo per trovarli, ma anche per verificare eventualmente i nominativi che troviamo nelle carte, insomma nei documenti ufficiali. Perciò questo è uno strumento che va capito, va compreso, man mano che prendiamo domestichezza, penso che avrà sempre più successo. Noi proponiamo a tutti i tribunali, quando si fa l'istanza, si fa il ricorso, di presentare anche il proprio genoma. Così non ci sono, dovrebbe essere una prassi consolidata dove al deposito, all'iscrizione al ruolo del proprio ricorso, si presenta anche il numero del kit del nostro genoma. Così se ci sono problemi o non si riesce a individuare con certezza chi potrebbe essere la madre, il fratello, eccetera, hanno uno strumento in più per poter verificare le nostre origini biologiche. Abbiamo il diritto di averlo, perché non utilizzarlo? Ok? Certo. E volevo chiederti, John, siccome poi questo video qua, no, sono collegati anche diversi genitori adottivi, mm-hmm, che magari hanno figli che sono piccoli ancora, hanno adottato mm-hmm dei bambini e adesso sono ancora o bimbi proprio appena arrivati, oppure magari sono adolescenti. Yeah. E qualcuno di questi, in passato, siccome anche noi due le abbiamo fatto due test, mm-hmm, due tipi di test, e mi chiedevano, avevano dei dubbi, posso farlo, non posso farlo? Tu cosa ne pensi a proposito? Allora, quando ho condiviso le mie corrispondenze, la prima era mia madre, gli altri erano le mie due figlie, perciò avrai capito che si può fare benissimo. Se tu sei il legal guardian, cioè il tutore del proprio figlio, e lo sei, tu puoi scegliere naturalmente di
fare il test anche ai propri figli. Io l'ho fatto, è la prima cosa che abbiamo fatto. Non c'erano sorprese, Simona non era sorpresa. Non c'era lattaio, postini di mezzo, sono proprio figli nostri. Però c'è il pericolo, non si sa mai, se uno fa il test ai propri figli ci possono essere anche sorprese. Okay, perciò bisogna essere pronti a tutto, noi l'abbiamo fatto e è stata una bella cosa, perché abbiamo potuto poi appurare anche la discendenza, perché abbiamo fatto il riscontro tra Nicola e Grace, la mia figlia, con quella che era mia madre biologica, e ci sono perfettamente i CM che ci aspettavamo, insomma non ci sono state sorprese. Perciò sicuramente se un genitore adottivo volesse sottomettere il kit o prendere un kit anche come regalo per il proprio figlio, lo può fare. Naturalmente se è dell'età della ragione, bisognerebbe anche chiedere il loro permesso, anche se sono minori e tu hai la legale potestà su quel bambino, è sempre bene chiederglielo se si vuole. Che dal test appunto è possibile vincere anche l'aspetto sanitario, se ci sono, se è predisposizione a delle malattie, perché, cioè, ad esempio, gli adottivi difficilmente si sa, perché non sapendo comunque. No, non abbiamo un'anamnesi familiare, esatto. Si parte da zero. La prima cosa che ti chiedono quando vai a trovare un medico, un dottore, una visita qualunque, la tua anamnesi, non possiamo dire niente. Grazie a anche se uno vuole donare il sangue. Se vuoi donare il sangue è tutto un altro discorso, perché quello di solito, diciamo, un test molto più semplice del tipo sanguigno si può fare e bisogna farlo quando si vuole diventare donatore dell'AVIS. La cosa che aiuta molto è mettere il proprio kit, fare l'upload del proprio kit sul sito di Prometheus, scritto Prometease, poi vi mando il link, e lì per $5, che son pochi euro, si può avere tutta una spataffata, anche troppa, informazione su quelle che sono le proprie predisposizioni genetiche. Io so di cosa morirò, so quali malattie sono ad alto rischio, sono 7 volte più a rischio di problemi epatici, cioè al fegato, di altre persone. Adesso non è una sorpresa, so a cosa guardare, a cosa fare attenzione, insomma. Certo. Cioè, per me è molto importante, come dicevo all'inizio, proprio dalla scoperta di se stessi, per poter aiutare a avere una vita migliore per se stessi e anche per la propria famiglia e i propri figli. Certo. Sì, direi che è molto importante. Mi è piaciuto quando tu hai detto se un genitore vuol fare un regalo al proprio figlio adottivo. Mm-hmm. Che effettivamente è un bel regalo, credo. Mm-hmm. Poi dargli un'altra finestra su qualcosa che lui non sa o lei non sa. Sì. Perché c'è sempre un po' questa resistenza a volte, no? All'interno di alcune famiglie adottive, il fatto delle origini, no? Mm-hmm. È un modo per parlarne certamente. E quindi è, come dire, è un input molto importante, molto forte da parte proprio dei genitori adottivi, credo. Quindi. Sì, vuol dire che c'è una cura da parte loro di conoscere anche quello che è la storia, quello che c'è, gli antenati del proprio figlio. Sì. Anche se non è parte della propria famiglia, è una famiglia che it's grafted, insomma, che diventa parte della tua. Dovrebbe far parte del kit integrante, diciamo, di tutto. Quando arriva il figlio arriva anche il kit del DNA, esatto. Per dire, conosci la storia, no? La genealogia del figlio che arriva, insomma, ho compreso. Cioè. Allora, attualmente non sono arrivate domande, quindi mi sembra che John, come sempre, sia stato molto molto chiaro, esaustivo, quindi... comunque noi invitiamo in ogni caso chi ci sta ascoltando a porre delle domande o dei dubbi, insomma. Chiediamo a John, che adesso che è qua in diretta con noi, che abbiamo questa possibilità. Ah, tra l'altro, invece, ecco, una cosa che volevo ricordare è che John e Kim hanno fatto tempo fa una serie di tutorial, sì,
su come utilizzare, no, i kit appunto per il test del DNA. Sì, io l'ho registrato, adesso li abbiamo messi per metà, adesso anche la seconda metà di come. Puntata e l'ho vista su YouTube, perciò grazie, potete vederla lì. Grazie a te che siamo stati in pomeriggio a registrare questi tutorial, se li possiamo chiamare. Mm-hmm. E adesso manca li devo montare e caricare su YouTube la seconda parte, che andiamo proprio nel nocciolo, no? Perché c'è come fare l'ordine, come caricare i dati, come ordinarlo, come spedirlo e tutto. Adesso andiamo un po' nel come fare i confronti di tutti i dati, dei risultati, che è la parte, diciamo, il core della questione. E chi non ha domande le può postare qua sotto, oppure abbiamo anche un gruppo su WhatsApp per chi vuole, proprio per la DNA adozione, per poter aiutare anche in privato chi non se la sente di condividerlo sui social, le proprie ricerche o a domande specifiche rispondiamo. Ormai siamo due o tre persone che sono abbastanza afferrate, non siamo genetisti per carità, però di genealogia genetica abbiamo fatto una bella esperienza, la mettiamo a fattor comune. Sì. Tu John, scusa, quando è che hai fatto il primo test? Perché l'hai fatti praticamente con tutti, ma il primo risaliva. Il mio primo test? Il mio l'ho fatto nel 2007, no, 2008 mi pare, era il primo test. Quando sono usciti i primi test costavano una barcata di soldi, adesso vediamo che ogni anno ho speso 400 dollari, allora adesso costano 49 euro su Amazon. Sì, sono andati... Figurati, tra poco sarà come andare a fare il test per la gravidanza o fare il test. Sì, ma pensa che so che, ad esempio, un progetto che mi parlava, cioè un progetto della Lombardia che vorranno fare nel prossimo futuro il test del DNA per tutti i nuovi nati negli ospedali della Lombardia, sarà una cosa compresa, ma che fa parte del servizio, no? della sanità, tu vai negli ospedali e ti danno questo kit qui che dopo tu potrai utilizzare per sapere la predisposizione a malattie, a qualunque cosa di tuo figlio, e quindi proprio è tutto il tracciato, perché magari cosa sai, le malattie rare adesso sono le nostre spese. Tasse ben spese, yes. Ok, allora qui c'è una domanda. Dimmi. Chiedono, spiegheresti meglio, no, meglio, che le aspettative non devono essere immediate e che bisogna indagare in profondità, non appare il DNA del genitore e del fratello come per incanto. Sì, diciamo, la gestione delle aspettative è importantissima. Quando uno fa il test DNA non è che uno deve crearsi l'aspettativa che mandando il kit dopo 2 settimane trovo il genitore, trovo il fratello, trovo la sorella. Queste sono ricerche che durano anche anni volendo, secondo diciamo, il numero di persone che fa il test DNA in Italia. Diciamo, l'Italia è uno dei paesi più retrogati in questo rispetto, dove i numeri di test sono infinitesimali, pochissimi, paragonati ai paesi del nord Europa, anche ai paesi del nord America. Perciò sicuramente settare le giuste aspettative è corretto, però mettendosi accanto o avendo consigli da persone che questo percorso l'hanno già fatto, si possono ottenere dei risultati molto soddisfacenti anche in breve tempo. L'importante è il non fai da te, insomma, perché se cerchi di fare il fai da te è possibile che ti fermi al primo ostacolo, e sembra insormontabile, come qualsiasi ricerca di qualsiasi natura non è produttivo. Perciò appoggiarsi a delle persone o degli specialisti che possono dare una mano anche in questo campo, che è molto nuovo naturalmente. Questo è un servizio che noi diamo gratuitamente a chi vuole, ha bisogno di una mano, noi siamo qua a disposizione per insegnargli, insomma, tutto quello che c'è in questo tomo qua. Okay. Perciò, poi è solo con l'esperienza che uno impara a farlo, certamente. Certo. Certo, no, perché poi appunto, il DNA è una cosa che
non è fissa, ma cambia. Quindi, ad esempio, un genetista mi diceva che una famiglia adottiva, una coppia aveva trovato che il figlio adottato dall'Africa e adottato in Germania, aveva sviluppato una forma di Orticaria. orticare da freddo, cioè da clima. E quindi proprio questa è una cosa che quindi dopo hanno risalito, hanno scoperto, era una cosa ex novo comunque. Però ecco, è una materia veramente del futuro, sicuramente, che aiuterà tantissime genere umano, credo. Certamente sì, perciò Vari aspetti. conoscere meglio se stessi e avere una qualità di vita migliore, certo. Sì, anche perché poi dopo, oltre alla predisposizione alle malattie, anche proprio lo stile di vita, no? Ma addirittura anche lo sport, l'attività fisica, penso anche il posto dove vivere, perché magari uno ti dice meglio vivere in un posto dove c'è più, non so, il mare, il mare più temperato che non, magari più freddo, dove c'è umidità. Quindi io di sicuro dove c'è il caldo. Anch'io, mi sa. Possibilmente in un posto di mare. Va bene, Gianna, vuoi aggiungere qualcos'altro? No, volevo solo dire che è un percorso, come tutte le ricerche che facciamo, non è detto che si sappia quanto tempo durerà la ricerca attraverso la genealogia genetica, ha degli ostacoli, come qualsiasi altro percorso, bisogna saperli superare insieme e naturalmente le aspettative bisogna gestirle, ma alla fine possono avere delle grandi soddisfazioni perché finalmente si può andare su una cosa che sembrava inafferrabile, diventa tangibile e diciamo le storie di successo che spero stiamo facendo una documentazione per poter poi creare un libro delle storie di successo della genealogia genetica, proprio per far vedere come questo strumento può essere utile per i figli che sono stati adottati, per conoscere, diciamo, la verità oltre quello che uno può trovare nella documentazione storica, per poterlo verificare poi in prima persona. E si vanno a trovare nuove parti di noi stessi, conoscendo meglio noi stessi, ma anche conoscendo si possono aprire, diciamo, degli spiragli nuovi a cui dobbiamo essere pronti a tutti gli effetti, perché quando vai a fare queste ricerche non sai mai cosa trovi alla fine. Certo. Good luck, buone ricerche. Bene, esatto. Va bene, John, noi ti ringraziamo veramente tantissimo Grazie per la a voi. tua competenza e per la tua disponibilità. Ah, sono sempre qua, sapete come raggiungermi. Grazie mille e un abbraccio anche alla tua famiglia. Grazie. Prossimo festa, sapete cosa regalare. Esatto, beh, la festa della mamma è A giorni. giorni. Domani. Non l'ho detto io, l'hai detto tu. Buona festa. Ciao. Va Ciao, bene, Laura. ciao Ciao, John, ciao, Chiara. grazie. Ciao, ciao. Ecco, insomma, è Bene. stata una conversazione molto, molto Molto. interessante. E insomma, conoscere appunto la propria storia attraverso i propri geni, insomma, credo Beh, che sì. sia proprio la base di partenza, forse, Anche perché no? poi lì sì, è un conoscere il testo, ma in modo proprio inconfutabile, cioè proprio lì non è che ti racconta qualcuno come da piccolo, ti dice tu come sei e da chi derivi, no? Cioè, Sì. insomma, E fai molto in profondità. io credo che viene da dire soprattutto forse per noi, no? Che arriviamo spesso e volentieri con grossi buchi, con grosse lacune proprio di informazione, e sapere comunque anche solo proprio la composizione, no? Da che parte magari del mondo tu arrivi, c'è tanto di te, no? Ricordo appunto quando
avevamo fatto la prima volta il primo test del DNA, sapere che una tot di percentuale era coreana, un'altra era giapponese, un'altra era cinese, mi aveva fatto proprio stare bene, no? Perché in qualche modo era quasi come se mi raccontassero, non lo so, tipo da piccola io, non lo so, dormivo in un modo piuttosto che in un altro. E quindi sapere anche proprio di come si è fatto, Eh sì, no? un tuo nonno poteva essere giapponese, era giapponese, e anch'io, ad esempio, dato che così da parte di madre di genetica, no, deriva dal sud-est, e quindi per quello che come coreano un po' atipico, che quando va bronzo, ma ho questi lineamenti che vado al mare e mi scambiano per thailandese, no? E quindi ho capito perché, perché comunque dal lato è proprio da quello del sud-est, Eh sì, quindi interessante. e invece quando era venuto fuori che io avevo tipo lo zero, io avevo un'altra cosa dell'America del Nord, ho detto, ah ecco, lo stai aspettando che avessi qualcosa di americano. Eh sì. Va bene. Niente, io direi di salutarci, ringraziamo Ringraziamo. tutti per averci seguito e vi auguriamo un buon weekend. E vi aspettiamo prossima settimana con altri appuntamenti e altri ospiti speciali. Sempre su Option Air. Ciao. Ciao!